profonda e acculturata. Di questi tempi molto pericoloso. Ho sentito le vostre canzoni in una radio venezuelana. Una domanda la vorrei fare io. Come? Stiamo facendo già canzoni vostre in una radio venezuelana. E tu sei venezuelano? Sì, sì. Ti sento dall'accento. Dove sei? Caracas. A Caracas. E ma l'ultima volta siamo stati a Caracas, meno di 2 anni fa. A Teresa Carreño. Sì. Siamo stati a Teresa Carreño l'anno scorso. Noi, per chi non lo sapesse, andiamo parecchio in Sud America, soprattutto in Venezuela, e spesso in questi incontri che facciamo, anche ai nostri concerti, c'è sempre un rappresentante dal Venezuela, e oggi ne abbiamo uno qui a due. Cevere. Abbiamo tre venezuelani, va bene. I nostri compatrioti che stanno chissà quanti pianti. Vuole fare qualche domanda? Qual è stato il vai. Giornalista professionista? Yes. Non io come credo che io sono qui comunque non da giornalista, sono qui come amico di Dante. È un doppio piacere. E poi ho portato anche i miei bambini che insomma volevano conoscere. Il discorso è questo, io credo che voi dovreste essere invitati più spesso dalle università italiane. Bravo. Per spiegare come si gestisce il successo in Italia. Perché voi siete un gruppo che è riuscito a non montarsi la testa. Sì. O forse in una prima fase un po' la testa se l'era pure montata, cioè appena siete esplosi, no? Avete avuto un boom straordinario, le ragazzine che si strappavano i capelli, un successo straordinario. Poi ovviamente il successo è cominciato un po' a essere altalenante. Avete avuto momenti un po' meno radiosi, un po' qualche momento un po' più di successo calante, certo crescente, come succede sempre con tutti gli artisti. La cosa che mi ha colpito molto di voi è che ognuno di voi ha un'altra attività, cioè voi vi ritrovate a fare i cantanti professionisti quali siete, però nello stesso tempo riuscite ad avere altre attività. E questo credo che sia straordinario, perché non tutti nel vostro mondo sappiamo di persone che magari stanno ore e ore ad aspettare una telefonata, attaccate a Facebook, attaccate. E invece voi avete di come riempire la vostra vita. Questo Massimo, metti di Facebook. Io credo che meritate anche un applauso. Okay. Ringraziamo. Quello che ovviamente ci tiene con i piedi per terra è proprio la musica, il fatto che ci siamo scelti come amici e poi come collaboratori, diciamo, nel senso del lavoro. Quello che poi ci salta è molti meriti, non li abbiamo direttamente, vengono proprio dalla formula. Il fatto che siamo tutti quanti comunque cantanti non crea quelle diversità che normalmente accadono nei gruppi, dove alcune figure diventano troppo in evidenza, creando gelosie, tensioni. Quindi una parte di questa fortuna non viene da come ci siamo organizzati, viene proprio nella formula che naturalmente non concentra l'attenzione su uno e crea anche un miglior affiatamento, perché non concentrandosi diminuiscono le responsabilità, o meglio si dividono equamente su tutti chi è sempre. Quindi vuoi un problema? Un'altra cosa è questo. Non mai. No. Un'altra cosa è che ormai siamo più concentrati, non da tantissimo tempo, su quello che facciamo noi, sull'essere onesti nella musica che esce da noi, e meno interessati a quello che succede poi, che è quello che ci arriva dal pubblico. Cioè, non ci interessano più tanto i risultati, cioè i feedback del pubblico, ma mantenere la qualità alta della nostra produzione, che è una cosa che quando eravamo un po' più giovani era un po' più difficile, perché cercavi comunque conferme. Invece oggi siamo molto più rilassati su quello che siamo e facciamo le cose con qualità, tenendo presente che questi sono sempre dei prodotti che vanno anche venduti, quindi comunque cercando anche di mettere più musica possibile anche per chi è appassionato di musica, per chi vuole essere educato dalla musica, insomma. Però non ci curiamo più di quanti dischi vendiamo, quante fan abbiamo, ma ci curiamo più che altro di noi e di quello che facciamo. Bravi. Delle fan mi curo io che sono ancora single. No, da gran voce. No, poi c'è da dire una bella cosa, che loro sono stati. Mi curo io che sono ancora single. C'è da dire una bella cosa, loro sono i primi artisti ad aver creato un canale
tramite l'iPhone, l'iPad con cui si può cantare con loro, perché l'hanno creato a marzo 2010 e nessun artista italiano l'aveva mai creato, loro sono stati i primi. No, ma lui sa più di me, in effetti, come dice il nostro amico che ci segue dal 95, è vero, ma pure da prima, sì anche dal dai Crecason. E come dice il caro Gennaro, è praticamente abbiamo creato questa applicazione per iPhone e adesso anche per gli altri supporti, no, non solo i supporti Nokia, lo trovate anche su Nokia Play. Avete la possibilità di prendere una nostra canzone e senza la solista, senza la voce solista, e cantarci voi la voce, la parte solistica insieme ai Neri per Caso. Ovviamente la canzone verrà subito postata e messa, postata in linguaggio da giovani, che tu hai 46 anni, non sai. Sempre uno meno di te. Esatto, noi ci sfidiamo un po' sull'età perché insomma ci rincorriamo. Ma se così ringraziare, non so che cosa. No, dicevo la canzone viene direttamente inviata a noi la ascoltiamo, la giudichiamo e perché no? Possiamo anche pensare di fare qualcosa con le ragazze o i ragazzi che cantano meglio. Quindi cantate con noi e ci vediamo sulle piattaforme multimediali. Altre domande? Posso dire una cosa? Un pizzico di amarcordi. Noi siamo nati esattamente a 40 metri da qua. Le prime canzoni che abbiamo cantato mai sono state cantate nella discesa di Amica, che è un modo di... che non si sa, nessuno sa che strada è, però è la discesa di Amica. E noi abbiamo cominciato lì, quindi veramente a un metro e mezzo da qua. Ma e oggi ci pensiamo ascesa amiche. E noi tutti i primi pezzi, alcuni addirittura li cantiamo ancora oggi, tipo Caravan of Love, li abbiamo Via De Luca. Un applauso a Via De Luca. E quindi alcuni pezzi del repertorio che ancora oggi portiamo in giro sono nati in Via De Luca, alias H, ascesa amica. Okay. Giusto. Fare un'ultima domanda. No, velocissima. Che paura. Guarda sul salto rispetto al mestiere che fate, o a uno dei mestieri che fate, diceva giustamente il signore. Che ne pensate di questa specie di mania ossessiva italiana in cui tutti devono cantare e ballare? X Factor, io canto, ti lascio una canzone. È tremenda. Silenzio proprio, no? È tremenda. No, vabbè. La cosa che dico è questo: una delle grandi scoperte, questa è una scoperta mia personale recente, è che avere un lavoro, nel mio caso è un lavoro comunque legato alla musica, ma non cioè che una cosa esterna nel mio caso mi permette di essere più lucido. Non c'entra niente con quello che mi ha chiesto. Non so cosa stai dicendo perché mi sono perso la seconda parola. Volevo dire una cosa bella, ma mi sono dimenticato. Posso dire un po'? È bello perché c'è vorrei dire una cosa.